Mister, una bella partita, ricca di emozioni, anche se è finita 0-0, poteva vincerla una delle due squadre, quindi un bello spettacolo. Sì, diciamo che è stata davvero una grande prestazione di tutte e due le squadre. Noi venivamo dalla disfatta di Fratta e credo che oggi abbiamo dimostrato che non siamo dei polli come adesso non siamo dei fenomeni. Ho visto una grande reazione, ringrazio tutti perché davvero mi hanno dato una grande soddisfazione. Si riferisce alla sconfitta per 7-0 contro la Frattese, oggi pareggiare con la prima in classifica dà fiducia. Sì, diciamo abbiamo avuto una sconfitta che è molto pesante, poteva davvero moralmente abbatterci, è stata una settimana durissima, però i ragazzi hanno risposto alla grande, forse se riuscivamo a fare gol sul rigore potevamo anche vincerla. C'è il rammarico del calcio di rigore sbagliato, ma in questo campionato non è stato il primo. No, diciamo che noi su 6 partite ne abbiamo sbagliato 4. Credo che per la categoria sia un record, però bisogna ancora continuare. Bisognerà allenarsi anche sul dischetto. Sì, però io dico sempre una cosa, tirarli in allenamento è una cosa con la pressione e la tensione della partita, però comunque non fa niente, bisogna andare avanti. Avete trovato di fronte anche un gran portiere. Sì, faccio davvero i complimenti perché parate che sembravano difficili, lui le faceva diventare facili. Oltre al rigore ha fatto un paio di interventi davvero alla grande. Mister, qual è il vostro obiettivo stagionale? Diciamo che noi siamo stati ripescati all'ultimo momento, stiamo ancora costruendo la squadra, è quello di riuscire a fare una salvezza.